Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi siamo orgogliosi di presentarvi il Fatherport 16 Production Controller di Presonus, un controller digitale che si interfaccia con tutti i tipi di DAW, quindi non soltanto con Studio One Pro, con il quale è perfettamente integrato, ma anche con tutte le altre. Vedremo nei prossimi video come sarà possibile utilizzarlo, quindi anche con Cubase, Logic, Pro Tools, Ableton Live, Harrison Mix Bus, eccetera. Il Fatherport, una volta acceso, è automaticamente configurato per Studio One, quindi per passare nella modalità di controllo remoto per altre DAW dovremo spegnerlo, quindi dal pulsante dietro, tenere premuti i due tasti qui in alto a sinistra, riaccenderlo ed entrare nella modalità di setup. La prima opzione è appunto quella di Studio One, la seconda di Logic MCU, Cubase, MCU Sonar e la versione HUI che serve per la sincronizzazione e l'utilizzo con Pro Tools. Nella sezione Setup invece troviamo tutte le funzioni che riguardano il setup dei fader, quindi la calibrazione dei fader qualora non fosse di nostro gradimento quella già presente di sistema. Quindi possiamo ricalibrarli sul nostro tocco e quindi anche sulla velocità di risposta nel momento in cui verranno richiamate le patch. Nella sezione test troviamo tutti i test in grado di controllare la superficie, quindi per vedere se ogni singola parte della superficie funziona perfettamente. Il più divertente è sicuramente il Mardi Gras, che avremo già visto anche in altre demo. Con questo sistema possiamo ammirare l'automazione dei fader, la silenziosità anche dei fader e ovviamente anche tutta la sezione riguardante i pulsanti, in totale 89 pulsanti per 104 funzioni. Torniamo nella posizione fondamentale, sempre nella sezione setup troviamo anche tutti i parametri di intervento sulla luminosità del display e quindi sul tipo di contrasto da poter utilizzare in base anche all'inclinazione della nostra vista rispetto al Fatherport 16. Torniamo indietro, selezioniamo Studio One come opzione, facciamo exit e automaticamente verrà sincronizzato con la piattaforma che abbiamo davanti. La cosa incredibile del Fatherport 16 che è perfettamente integrato in tutte le funzioni di Studio One, quindi non soltanto quelle relative alla sezione mixer o alla sezione transport, ma anche quelle relative alla configurazione di questi controller all'interno della programmazione dei plugin, non solo i plugin di Studio One, ma anche i plugin di terze parti, come vedremo. Analizziamo immediatamente la parte destra del controller. Troviamo la manopola centrale che in questo caso seleziona i canali, che viene assegnata in base ai pulsanti che troviamo qui sotto alle diverse funzioni. Ad esempio, cliccando su master diventa il fader del master. Per riportarlo a zero sarà semplicemente cliccando all'interno. Sempre rimanendo nella modalità channels, ci spostiamo all'interno dei channels. I canali, come vediamo, sono anche già missati, quindi per poter posizionare i fader che abbiamo qui nei canali dovremo semplicemente passare dalla modalità audio alla modalità all, quindi poter accedere anche a tutti i bus che vediamo qui nell'arrangiamento, cliccare sul pulsante e quindi posizionare i fader già nella sezione che vediamo qui all'interno dei bus. Qualora volessimo vedere ad esempio soltanto i VCA, clicchiamo su VCA e abbiamo i VCA qui a disposizione. Per visualizzarli anche sull'arrangiamento ci spostiamo modalità channel, eccoli qui. Stesso discorso per i bus, quindi vogliamo vedere soltanto i bus o vedere soltanto i virtual instrument o soltanto le tracce audio. Per accedere anche alle altre funzioni interne, quindi visualizzare solo le tracce MIDI, ad esempio Shift MIDI o Shift Outputs per vedere gli output di Studio One, o Input per vedere tutti gli input della scheda audio, o la sezione FX Effetti che vediamo qui al lato e che vediamo anche nell'arrangiamento. Tornando nella nostra configurazione standard, andiamo su All. Torniamo a vedere la sezione destra, quindi la possibilità di zoomare sull'arrangiamento, lo scroll all'interno dell'arrangiamento, quindi vediamo come sia semplice poi assegnare velocemente al pulsante principale tutte le funzioni. La sezione marker per poterci spostare all'interno della marker track e cliccando aggiungere velocemente i marker che ci interessano. Stesso discorso per la sezione section, dove attraverso i locatori destra e sinistra ci spostiamo direttamente sulle parti scritte nell'arranger track. Il click è attivabile qui dal pulsante, il play manda in play la canzone. Possiamo tornare su master, abbassare il master, togliere il click
quindi continuare a lavorare soltanto utilizzando la parte destra del controller. Nella sezione in alto troviamo tutta la parte della programmazione, quindi in questo caso ci troviamo sulla traccia channel voce, facciamo un write e quindi adesso direttamente nella sezione voce possiamo lavorare la programmazione. La muoviamo, facciamo read, torniamo indietro ed ecco la programmazione già registrata. Anche se la traccia è in mute, è stato velocissimo programmarla, per cui possiamo automaticamente lavorare mantenendo tenuto write su tutti i canali del mixer. Nella sezione in alto troviamo la configurazione del display, quindi track mostra le tracce. Premendolo due volte abbiamo la possibilità di vedere anche i view meter. Andiamo su bus per vederli meglio. Nella sezione edit plugin possiamo entrare in modalità di edit dei plugin del canale su cui stiamo lavorando. Ad esempio andiamo sul canale della room, quindi degli effetti, e troveremo qua in alto i plugin contenuti in questo channel. Quindi abbiamo Open Air, che è il riverbero, il Pro EQ e il Fab Filter EQ. Vediamo direttamente il Pro EQ come lavora, quindi lo selezioniamo, verrà automaticamente aperto e per il fatto che fa parte di Studio One avremo immediatamente accesso a tutti i parametri dell'equalizzatore già assegnati all'interno del mixer. Quindi frequenza, volume e EQ. Questi parametri possono essere assegnati anche ai plugin che non fanno parte di Studio One. Torniamo in modalità, apriamo il nostro Fab Filter. Come vediamo non sono assegnati, quindi creiamo una banda o più bande ad esempio, selezioniamone una, verifichiamo che Fader Port sia acceso, apriamo la sezione di programmazione e il Low Pass Filter verrà assegnato al controllo che noi toccheremo ora sul mixer, ad esempio questo, e quindi automaticamente possiamo lavorare sulla traccia. Per programmare anche il secondo, clicchiamo, verrà cambiato il band frequency, tocchiamo un altro fader, ad esempio questo, per poterlo trovare automaticamente allineato. Per modificare il gain, clicchiamo su gain, assegniamo il fader 2 ed avremo la possibilità di lavorare sul gain. Questa opzione è assolutamente geniale perché ci permette di lavorare velocemente su tutti i plugin, non soltanto quelli dell'equalizzazione, ma anche quelli del channel strip o del compressore. Il canale ovviamente dispone dei soliti controlli, quindi tornando in modalità traccia, audio, possiamo quindi ovviamente mettere la traccia in solo, in mute, cancellare immediatamente tutti i clear mute o i clear solo. Per armare la traccia sarà semplice cliccare su arm e scegliere le tracce che verranno poi armate per la registrazione. Il pulsante in alto a sinistra si occupa del pan, quindi nel canale che noi abbiamo selezionato possiamo muoverci velocemente sul pan e per tornare alla posizione centrale dovremo semplicemente schiacciare il pulsante. Sempre nella sezione pan abbiamo una pagina a parte, questo ci permette di modificare il pan attraverso i fader. Per esempio, stando nella sezione di tracce audio, in questo caso, eccolo selezionato, possiamo muovere tutti i fader a destra o a sinistra. Per farli tornare in posizione centrale sarà semplice selezionarli e poi con il click del potenziometro riportarli in posizione originale. Fader Port 16 dispone di 16 fader touch sensitive, come vi spiegavo, 89 pulsanti di cui 104 funzioni differenti. Il tutto racchiuso in uno chassis di metallo di circa 49 cm, quindi non troppo grande rispetto agli altri controller, del peso di 3,5 kg. Il controller è studiato per mostrare velocemente le funzioni fondamentali in fase di mix, potendo scegliere velocemente se navigare tra le tracce audio o i bus o i VCA,
Oltre a questo, Fatherport 16 è in grado di automatizzare, come vi ho mostrato, anche tutti gli altri plugin e gli instruments. Sulla sezione destra troviamo il vero centro nevralgico del controllo, i pulsanti rotativi e tutte le funzioni ad esso associate e la transport bar. Nella sezione centrale troviamo i fader, nella sezione sinistra troviamo le funzioni di clear, mute e solo ed altre che poi vedremo negli altri tutorial. Come vi dicevo, Fatherport 16 è assolutamente compatibile ed integrato con Studio One, sia Artist sia Pro. Ma grazie all'integrazione del protocollo Mackie è possibile utilizzarlo, e lo vedremo anche nei prossimi tutorial, con tutte le altre DAW, quindi con Pro Tools, Logic, Cubase, Ableton Live, Digital Performer, Harrison Mix Bus e diverse altre. Viene dato compatibile anche con tutte le altre piattaforme che non ho menzionato e che sono relativamente compatibili con il protocollo Mackie. Riassumendo le feature, abbiamo 16 controlli motorizzati, 16 display per le channel strip, i controlli di trasporto. Sono integrate anche tutte le funzioni di save, undo, redo e le chiamate ad alcune funzioni principali di Studio One. I pulsanti possono essere anche riprogrammati, quindi andando nella finestra qui in alto e selezionando Fatherport 16 possiamo attraverso il tasto destro del mouse assegnare un nuovo comando di pulsanti che noi abbiamo qui nella nostra configurazione. La compatibilità è con macOS X 10.8 o superiore, per il PC Windows 7 o superiore. Il processore dovrà essere almeno un Intel Core 2 o un i3 o superiore e sempre 4 GB di RAM per entrambe le piattaforme. Nei prossimi tutorial approfondiremo tutti gli aspetti di Fatherport 16 e lo vedremo in funzione ed in azione sulle diverse song e sulle diverse tecniche di mixing. Spero che questo velocissimo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, approfondiremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!